Vedendo l'intervista domenica, come ti sei sentito? Mi sono emozionato tantissimo e ho provato anche tanto dolore, perché sinceramente non mi aspettavo che questa storia, molto bella per me, come l'ha descritta Stefania, è così com'è. È stata una storia importante che mi ha dato tantissimo, mi ha aiutato a crescere. E abbiamo vissuto tanti momenti belli assieme, come hai detto anche tu, abbiamo vissuto dei momenti molto difficili, difficili perché certamente magari il suo lavoro ha attirato più attenzione e maligna nei nostri confronti. E io credo che siamo stati, penso, l'unica coppia mediatica ad aver subito tanta, tanta cattiveria, tante atrocità e tante malvagità, semplicemente perché ci siamo innamorati, perché eravamo diversi in tutto. Però io credo che tra due pianeti diversi ci sia attrazione. Lo stesso pianeta, secondo me, no. Due pianeti diversi si attraggono, due poli opposti si attraggono. E questi 9 anni con Stefania, io credo che sia l'unica storia più importante della mia vita che ho avuto e che penso che in futuro una donna così non la riavrò mai. Cioè, è l'amore della tua vita? Cioè, più che l'amore della mia vita, è stata una... È l'unica donna che ho amato veramente con tutto il mio cuore. È chiaro che poi diciamo che il rapporto è cambiato. Ad un certo punto abbiamo visto che si era trasformato quasi in amicizia. Non ci sono state delle situazioni che hanno in qualche modo dato una colpa o all'uno o all'altra. È venuto a mancare l'amore, che si è trasformato in amicizia. E quindi chiaramente abbiamo rispettato questo cambiamento, perché poi forzare le cose credo che poi non so fino a che punto sia giusto. Però Simone, io ho visto tanto dolore negli occhi di Stefania, sì. Devo essere molto sincera, sì. Non posso far finta, certo. Di niente, anche perché non è da me. E vedo anche tanto dolore nei tuoi. È chiaro che quando finisce un amore, se è finito... Perché io ci metto un punto di domanda, non mi guardare con l'occhio birichino così, perché hai avuto l'occhio triste fino adesso, come ho detto, se è finito ti sono brillati gli occhi. E allora che significa? Che davanti a tanta cattiveria potrebbe ancora rinascere qualcosa? Ma io non escludo nulla, anche perché come tante coppie, magari che sembravano di aver terminato la loro storia d'amore, poi all'improvviso sono tornati assieme. Io sicuramente non dico che non ci tornerò più, e tantomeno non dico che ci tornerò. Certamente siamo rimasti in ottimi rapporti, ci sentiamo tutti i giorni, ci siamo sentiti anche questa mattina, fino a qualche, penso, un'oretta fa. E è un rapporto che comunque continua a vivere, cioè non è che non ci si sente più come prima, non ci si dà il buongiorno o la buonanotte, cioè forse magari, io dico forse, potrebbe essere anche un momento di riflessione, perché io penso che avendo vissuto in prima persona questa storia, 9 anni, come tu ben saprai, che ne abbiamo appunto passati tanti, sono stati belli ma molto molto, credimi, pesanti.